Una premessa, un grande ringraziamento alla Lega per avermi invitato. Secondo. Secondo ringraziamento mi è doveroso, anche se rubo 30 secondi, perché da genovese devo ringraziare la Lega che ha liberato la mia città da un giogo dopo troppi anni. È la mia regione. Questo dovevo dirvelo perché veramente è un peso enorme. E un'ultima cosa al professore, il collega che ha parlato della Cina, forse non sa, ma glielo dico io, che nei governi che ci hanno governato sino a poco fa, il governo Monti attraverso il ministro Clini, che poi il ministro dell'Ambiente, che poi è rimasto implicato in problemi di tangenti, insomma, arrestato, eccetera, eccetera, ma questo nessuno l'ha mai messo troppo in evidenza, noi abbiamo finanziato la costruzione del Ministero dell'Ambiente cinese, con 40 milioni di euro. Nello stesso anno abbiamo comprato 4 miliardi di pannelli cinesi, avendo un ente come l'ENEA, che l'amico Giorgetti più volte ha cercato di rifare, non ci siamo riusciti ad avere un hardware, una struttura pubblica con 4.000 dipendenti che ci permettesse questo. Quindi, da un lato noi abbiamo finanziato ricerche e studi in Cina, e lei giustamente ha detto che non è un paese del terzo mondo, in più li abbiamo costruito e finanziato il Ministero dell'Ambiente. Ditemi voi se questo è un paese normale, un paese fuori. Sono un piccolo imprenditore che, dopo aver fatto per tanti anni l'attività scientifica, mi sono, alla fine della mia vita, mi sono dedicato un po' di denaro a fare investimenti nel settore dell'energia rinnovabile, nell'eolico. Beh, ci sono delle buone redditività e sì, lì si potrebbero aprire decine o centinaia di piccoli investitori che possono fare questo. Questa è un'altra cosa. Quindi piccolo è bello, sostanzialmente il nome si chiama generazione distribuita. Ribadisco, il principale è che la politica si occupi di questo settore in una maniera non subalterna, ma in una maniera direzionale. La politica adesso siamo in cittadini, siamo noi, quindi siamo noi che dobbiamo fare. Un altro errore che non dobbiamo commettere, è molto importante, è mettere molti uomini nostri nei posti giusti. Non possiamo delegare se si vincono le elezioni, a lasciare lo status quo. Lo status quo oggi non ci appartiene, non appartiene al centrodestra. In tutte queste strutture non ci sono uomini nostri. Quindi bisogna portare le idee avanti e gli uomini che portino avanti le nostre idee, e devono essere uomini vicini a noi, alle nostre idee.